amici e benvenuti sul canale. Oggi tratteremo un argomento un pochino fastidioso, perché basta nominare questa app e tutti vanno subito sul personale e non capiscono più niente. Merda, ho preso una storta. Porca puttana. Cioè, vedete, è bastato dire una cazzo di volta il nome di sta app e mi sono presa una storta al collo assurda. Cioè, mi sono soltanto girata così. Ragazzi, non potete capire che cazzo di male che mi ha fatto. Comunque, proprio come era successo quando avevo fatto un video riguardante questa applicazione un po' di tempo fa, sono stata letteralmente massacrata perché la gente prende troppo seriamente questa applicazione e tra l'altro non capisce nemmeno l'ironia. Ok. Ebbene, quindi, di cosa parleremo oggi? Danielle Kahn, una nota star di Musical.ly, ormai diventata TikTok. Già, lo so, me l'avete ripetuto 100.000 volte che Musical.ly è TikTok. Perché ve ne voglio parlare? Perché guardando lei mi sento come una di quelle vecchiette che guardano i giovani e non li approvano. Cioè, da quando sono diventata così? Oh mio Dio, aiuto! Comunque, tantissim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 
adesso vi dirò perché. Perché Daniel Kahn è una bambina e si comporta da adulta. È una bambina, ok? La gente la deve smettere di sessualizzarla e lei deve smettere di sessualizzarsi. Cavolo, c'è tempo, viviti la vita per l'età che hai. Oppure quando sarai una quarantenne divorziata ormai dal quarto marito e con 15 sugar daddy, ripenserai a tutti gli errori che hai fatto e a come hai mandato a fanculo la tua vita. A meno che per te non siano importanti soltanto le cose materiali. In questo caso penso che questa vita ti andrebbe molto bene. Aspetta, ma magari qualcuna di voi non la conoscerà, quindi vi dirò velocemente chi è, che cosa fa e bla bla bla. Beh, lei è Daniel Kahn, come vi ho detto appunto una star di Musical.ly, nata ovviamente in America e ha... Quanti anni ha è veramente un mistero. Lei dichiara di avere 14 anni, ma in tantissimi dicono che non sia la verità e che lei stia cercando di coprire, diciamo, questo suo comportamento da ventenne. Diciamo che la sua età su internet varia tra gli 11 e i 14 anni, ma probabilmente 12. Non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dice internet, ok? Tra l'altro è famosa su Instagram e ha fatto delle canzoni molto discutibili, orribili. E a quanto pare ha vinto la competizione di Miss Florida da bambina verso i 10 anni. Una delle sue canzoni è California Time, dove parla appunto di feste e di sballarsi. Non avrei neanche bisogno di dirlo, ma l'unica cosa che dovrebbe fare una quattordicenne è andare al parco con i suoi amici e divertirsi. La cosa che più mi fa ridere invece è che JoJo Siwa, che è una sua collega, invece che comportarsi come una ragazzina della sua età, si comporta come una bambina di 10 anni. Guardate la differenza fra le due. JoJo Siwa, un'adulta nei panni di una bambina, e Daniel Kahn, una bambina con della lingerie addosso. E poi se andiamo sul suo canale e vediamo alcuni dei suoi bellissimi video che propone appunto al suo pubblico, troviamo alcuni titoli come Fidanzato protettivo reagisce ai miei costumi di Halloween, La nostra prima volta, no clickbait, fa video in cui si veste con costumi sexy da ragazza adulta per il suo fidanzato di 16 anni e lo posta su internet. Come vi ho detto prima, non si sa quanti anni abbia, se 12 o 14 anni. È sempre la stessa cosa. I video che porta non sono assolutamente appropriati per una ragazzina della sua età. E penso
penso che se lei abbia veramente 12 anni non possa nemmeno stare su YouTube, cioè postare video su YouTube. In realtà è una cosa illegale, va contro le regole di YouTube, visto che per caricare dei video bisogna avere minimo 13 anni. Ma adesso invece andiamo a vedere qualche prova che si trova in giro su internet su appunto la sua vera età, cioè i 12 anni. Veramente ragazzi, mi viene da ridere anche soltanto a dirlo. Allora, la prima prova che lei abbia 12 anni proviene proprio da sua madre. Se andiamo a vedere su Famous Birthdays, troviamo Jennifer Archibald o qualcosa del genere. E come prima impressione, sinceramente, non ne ho una buona nei suoi confronti, visto che lascia fare certe cose a sua figlia. Magari è pure lei che la sprona per prendersi una bella fetta di soldi dal suo canale. Complimenti, complimenti, sei la mamma dell'anno, bravissima! Tra l'altro ho scoperto appunto che ha anche un canale YouTube, sua madre, in cui pubblica dei video a caso, anzi pubblicava visto che sono parecchio vecchi. E vedendo fra i video che ha caricato, ne troviamo uno appunto di una bambina piccola che canta. E nella didascalia c'è chiaramente scritto: la mia piccolina di 6 anni canta karaoke. Ma è proprio il giorno del caricamento che in realtà ci svela la verità, perché se è stato caricato quel giorno e lei avesse avuto appunto 6 anni, in questo caso ciò farebbe di Danielle una 12enne adesso. Ma se non ci credete nemmeno a questa prova, è stato anche leakato un post a un profilo privato, penso di un membro della famiglia oppure di un'amica stretta appunto della famiglia, chiamata Kimberly Gonio. E appunto vediamo che nella foto ha taggato Jennifer Archibald, che è appunto proprio la mamma di Danielle. E questo post è stato appunto pubblicato nel 2013 con il titolo: non ci posso credere che la mia principessa abbia di già 7 anni. Ancora una volta, se lei avesse avuto 7 anni nel 2013, allora adesso lei avrebbe 12 anni. E quindi è sempre correlato al video che vi ho fatto vedere prima, che aveva caricato la mamma sul suo profilo YouTube. E come vediamo dal profilo Twitter di questa Kimberly, in realtà è una persona vera, cioè non è un profilo falso, perché appunto vediamo che nel corso degli anni lei ha commentato sempre i post di Danielle. Però di recente, proprio il giorno del suo compleanno, adesso che lei è famosa, troviamo un post che mi ha fatto un po' tipo what the fuck, in cui lei scrive: felice 14° compleanno. E qua c'è qualquadra che non mi cosa. Non ha senso, visto il post leakato che vi ho fatto vedere prima di Facebook, perché allora in quel caso sul post di Facebook avrebbe dovuto scrivere 9 anni e non 7. Molto probabilmente questo è il loro modo per proteggere la vera età di Danielle e far sì che appunto il suo canale non possa venire eliminato. E non finisce qua, le prove continuano con la sua partecipazione a Miss Florida, quando ha vinto nel 2014. E se andiamo a vedere appunto l'età ammessa per partecipare a questo concorso, troviamo il misfatto, perché bisogna essere tra i 7 e i 9 anni per poter partecipare a questo concorso. Appunto lei ha fatto il junior teen bla bla bla, il junior, e il junior è tra i 7 e i 9 anni. Ora ditemi come cazzo lei ha fatto a 10 anni a partecipare alla junior teen bla bla. Non ha senso, non ha senso. E questo ci porta di nuovo al fatto che una dodicenne posti video del genere su YouTube vestendosi chiaramente in modo provocante, spiattellando il suo corpo da dodicenne a tutti i pedofili che esistono su internet. Ah, che bello, bellissimo. Tra l'altro tanti suoi video sono stati segnalati e cancellati da YouTube, però uno in particolare è stato proprio eliminato per nudità. E lei ovviamente il giorno dopo il video eliminato l'ha subito ricaricato, e tra l'altro ci ha fatto anche un post su Twitter pubblicizzandolo e aggiungendo anche: la challenge tocca il mio corpo è di nuovo online, gli haters non vinceranno di nuovo. Mi dispiace ragazzi, ma non vi libererete di me. Tesoro, no, 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 no. Quelli che hanno segnalato il video non sono hater, sono semplicemente gente che ci tiene che una ragazzina di 12 anni non venga
pubblicizzata e usata in questo modo, non lo so. Per non parlare del fatto di come si photoshoppa le foto. Non è di certo una novità photoshopparsi le foto, ormai lo fanno tutti, però il punto è che lei lo fa per sembrare più desiderabile e più adulta di quello che è realmente. E questo non va bene, perché lei ha 12 anni, devo continuare a ripetere che ha 12 anni! E vedendo queste foto, chiaramente non rispecchiano il corpo di una dodicenne, ragazzi. E poi invece vediamo la versione reale accanto a questa, in cui la vediamo più con un vero corpo, il vero corpo che lei dovrebbe avere a quell'età. Un altro aspetto che condividono molte celebrità su internet è che si improvvisano tutti dei cantanti, anche quando il loro gallo all'alba canta molto meglio di loro. Everybody wanna copy what I'm singing. Yeah, I'm a star in the making, come and see us. We worry about nothing. I must be called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. Thank you. Thank you. Thank you. C'è altro da dire, ragazzi? Veramente? Un altro aspetto che mi fa davvero ridere, che di certo non fa altro che appoggiare la teoria che lei abbia 12 anni, è questo video ripreso da una sua live che ha fatto su Instagram, in cui la sua mamma le suggerisce che cosa dire. And being in a hot tub, I really don't think. Greg? Reagan. Oh. Hi Reagan, I miss you. Go download like right now, guys. I love you, Joy. Avete presente il detto "dietro ogni grande uomo c'è una donna"? Beh, in questo caso, dietro ogni dodicenne su YouTube sta una mamma. Tra l'altro, praticamente sua madre sta guardando la sua figliola di 12 anni che fa una live per dei sconosciuti, mezza nuda, che dondola le sue tette di fronte a tutti, e invece di prenderla per i capelli, levargli il cellulare per sempre e mettergli un fottuto libro davanti alla faccia, no, non è questo quello che fa. Ormai leggere i libri non serve a niente, ragazzi, cioè. Tanto chi se ne frega chi manderà avanti questo mondo? Saranno sicuramente le Instagrammers, le YouTubers e le bloggers. Vi dico già che siamo fottuti, cioè, siamo fottuti. Cosa non si fa per i soldi? Pure vendere i propri figli. Guardate, io non ce l'ho assolutamente con Danielle, perché se lei ha veramente 12 anni, allora capisco che lei non capisca un c***o quello che sta succedendo, che tutto gli sembra giusto. Ma io non comprendo cosa cazzo abbia per la testa la madre di Danielle. È per questo anche che secondo me non bisogna bullizzare questa ragazzina, bisogna bullizzare la mamma. Sto scherzando, cioè lo dico perché c'è gente che non capisce il sarcasmo, non capisce l'ironia, quindi insomma. Voi invece cosa ne pensate di questa cosa? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se vi piace appunto Danielle, quanti anni secondo voi lei abbia realmente? Detto questo, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!